Ciao, bentornato in questo nuovo video. Oggi, come hai potuto leggere dal titolo, un nuovo video di acquisti Shein. Prima di iniziare, se non sei già iscritta, mi piacerebbe tanto se ti iscrivessi schiacciando il bottone rosso iscriviti qui sotto e mi lasciassi un like se questo video ti piace o se i miei video in genere ti possono piacere. Bando alle ciance, iniziamo subito. Allora, questa volta ho fatto davvero una mega spesa e un pacco veramente enorme. Il pacco è già aperto perché ho controllato che ci fosse tutto, perché mai come questa volta l'ordine è stato un po' sostanzioso ed è stato diviso in due spedizioni, quindi ho voluto controllare che fosse arrivato tutto quello che avevo ordinato. Bando alle ciance, ti mostro subito che cosa ho ordinato. Li ho sistemati un po' dal più piccolo al più voluminoso, quindi partiamo subito con le cose piccoline. Allora, ho ordinato un pennello. Sono ancora tutti imbustati perché ho controllato solo che ci fossero, non ho controllato materialmente gli articoli, quindi li spacchetto insieme a te. E ho ordinato, se riesco a capire come si apre, sembra tutto fuso. Ah no, c'era semplicemente il buco. Ho ordinato questo pennello da sfumatura fluffy, diciamo così, perché di questi pennelli io non ne ho mai abbastanza. Mi piace proprio questa tipologia di pennello da sfumatura. E dalla foto sembrava veramente leggermente più grande, perché l'avevo destinato all'uso tipo quei contouring che si fanno vicino ai lati del naso, insomma quelle cose un po' più piccoline, però che il pennello è leggermente più grande, cioè non è né quello da blush né quello da sfumatura, è una via di mezzo, quindi dalla foto sembrava più grande, pensavo fosse quello, però è un normalissimo pennello da sfumatura morbido, mi piace questa tipologia di pennello, sicuramente lo userò anche se non è la grandezza che mi aspettavo, però lo userò lo stesso. Poi ho preso queste due forcine per capelli, semplicissimi, classici spilloni, diciamo. Sono belli pesanti, proprio di ferro sembrano. Uno dorato e uno argentato, perché avendo i capelli adesso molto lunghi, continuo a tenerli comunque alzati, comunque legati. Volevo fare una cosa un po' più carina, tipo quello chignon alla francese con le forcine. E non ho proprio un articolo del genere, quindi le ho prese, proverò come se riesco soprattutto ad utilizzarle, perché io sono un po' una frana, vedo tantissimi video di acconciature sul tubo o comunque su Instagram in giro, mi informo tantissimo sulle acconciature per i capelli lunghi, ma poi quando vado a rifarle io sono totalmente una frana, cioè o i capelli escono da ogni dove o comunque non esce mai quello che c'è, che è il risultato del video, diciamo. Sempre a proposito di capelli, e purtroppo, siccome siamo in un momento in cui è tutto chiuso, ho preso questo set da barbiere, chiamiamolo così. Sono due forbici e un pettine, perché costringerò mio marito a spuntarmi i capelli anche contro la sua volontà, però lo costringerò a spuntarmi un po' i capelli perché sono diventati veramente una cosa ingestibile e quindi mi sono fornita, diciamo, degli attrezzi. Siccome è una cosa, chiamiamola provvisoria, d'emergenza, come ti voglio dire, non, so che non sono professionali, so che non saranno chissà che cosa, però se mi viene lo sghiribizzo, ci provo, o perlomeno faccio provare a lui. Poi ho preso, che non c'entra niente, però ho preso queste carte di Uno. A me piace tantissimo giocare a Uno. E io avevo la versione di Hello Kitty che trovai tantissimo tempo fa su una bancarella. Erano stupende, però erano plastificate male. A furia di giocarci si sono rovinati gli angoli, si sono piegati. Mi dispiace che continuandole ad usare diventeranno inutilizzabili. Quindi per sostituirle, siccome mi piace molto questo gioco, ho trovato queste carte qui, erano in offerta, le ho pagate solo 2 euro e le ho prese. Questo è quanto, anche per passare un po' il tempo in queste giornate chiuse in casa, approfittiamo. Poi ho preso un paio di collant che
Non ti sto ad aprire, sono dei normalissimi collant velati della stessa tipologia che presi l'altra volta, cioè quelli che sembrano mezzi collant, mezzi autoreggenti. Mi ci sono trovata abbastanza comoda, quindi ho deciso di riprendere questo paio qui, semplicissimo. Poi vado veloce come una macchinetta perché la roba è veramente tanta. Poi mi sono follemente innamorata e spero che mi vadano bene perché ti ripeto, le sto scartando adesso insieme a te di queste ballerine. Allora, io sono una patita di ballerine, ho una collezione di ballerine infinita e continuo a comprare ballerine. Ma queste mi erano piaciute veramente tantissimo e non ho saputo resistere e le ho comprate. E ho fatto bene perché ho visto che subito dopo il mio acquisto sono praticamente finite e introvabili. Hanno questo scollo qui ai lati e la punta con questo disegno geometrico di plastica, sembra plastica, però sono belle, carine, chiare, e credo che siano abbinabili anche a una cosa un po' più elegantuccia, diciamo così, quando ti stanchi dei tacchi e vuoi andare un po' più comoda, le trovo molto carine. L'unica cosa è che anche se ho preso il 36, che è il mio numero, a vederle così a occhio sembrano un po' grandi. Morbidissime, poi hanno anche dentro questa imbottitura morbidissima. Io credo che saranno molto comode, spero solo che mi vadano perché ti ripeto, così a occhio sembrano un po' grandi. Io poi cercherò in ogni caso di mettere delle foto, dei video dei prodotti indossati. Allora, stavo buttando la busta e mi sono accorta che c'erano altre due cose dentro, quindi questo pezzettino verrà tagliato e messo all'inizio insieme alle cose piccoline. Allora, ho preso anche questo bellissimo set di fermaglietti per capelli, che è molto molto carino, tutte sul nero e perla, diciamo così. Sono tutti quanti dei fermaglietti, sì, dei fermaglietti di questa maniera qui. Così, a pinzette. Mamma mia, è difficilissima da mettere questa. E sono molto 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 carini. Qui c'è per esempio l'orsetto, questo con l'ape e la rosa, questo fermaglio tutto fioroso e perloso, rosa così. Mi erano sembrati molto carini e eleganti anche da abbinare a un abbigliamento un po' più elegante. E poi mi ero dimenticata assolutamente di aver preso questa cinta nera perché ha un'altezza variabile, vedi, inizia più larga e finisce più stretta. Va messa praticamente nell'asola e fatto tipo un nodo, almeno così facevano vedere dal sito, tipo così. L'ho presa perché comunque mi piaceva questo gioco di altezze da largo a stretto e anche perché comunque di cinte nere da mettere carine su dei vestiti non ne avevo, avevo di tutti i colori, ma non ne avevo quella, non avevo quella nera, quindi ho preso questa qui. Allora, io credo di aver finito con le cose piccole, quindi adesso iniziamo con i vestiti. Allora, il primo vestito che ti mostro, che è l'unico che mi è arrivato separato dall'ordine, è questo qui. È un vestito longhette che ha questo spacco e l'apertura irregolare, diciamo, davanti è leggermente più corto del dietro, ha questa apertura così a portafoglio anche sul davanti, le maniche un po' larghine e a tre quarti, fa un po' l'effetto pipistrello. Mi è piaciuto anche se la visibilità non è proprio delle migliori, me l'aspettavo leggermente meglio e il colore è quello che mi ha lasciato più così, perché in realtà il colore di quel vestito doveva essere il colore della parete alle mie spalle. Invece è un verdone, tipo un verde cipresso. Sì, non, io me l'aspettavo come questo colore qui dietro di me, e invece il colore è totalmente sballato. Poi questo
questi li scarto proprio insieme a te e vedo proprio insieme a te come sono. La prima cosa che mi capita sotto mano è sì. Allora, avevo preso, anche questo ormai è una fissa, questo cardigan che sembra molto più leggero di quello che mi aspettassi, anche se è veramente molto morbido, è tipo questo qui che indosso da mettere in questa stagione, diciamo, mezza che non fa né freddo né caldo, quindi si può facilmente mettere sopra una camicetta, una maglia per stare leggermente più caldi. Comunque questo cardigan qui nero perché ce l'avevo chiaro, ce l'avevo grigio, però nero che è un po' più abbinabile su tutto non l'avevo e quindi ho sopperito a questa mancanza. Poi prendiamo questo vestito qui, molto primaverile, che mi è piaciuto tantissimo. Ok, è praticamente una fodera totalmente trasparente, veramente trasparente. Io non credevo alle recensioni che c'erano sul sito, però è veramente una fodera completamente trasparente. Dalla fotocamera non si vede granché, ma è esattamente una tenda, la trasparenza di una tenda. Quindi, la cosa che mi era piaciuta tanto di questo vestito erano le maniche a lanterna molto larghe. A me piacciono queste maniche molto larghe e quindi avevo visto delle recensioni con foto, mi piaceva come vestiva e quindi ho deciso di prenderlo. Però in effetti devo dare ragione alle recensioni, è completamente trasparente. Va indossato assolutamente con una sottoveste o comunque con qualcosa sotto, perché metterlo o non metterlo, secondo me è esattamente la stessa cosa. Poi sì, questo qui invece è, se non sbaglio, un completo fatto da una camicetta bianca semplicissima con questo laccetto nero al collo, le maniche anche queste un po' a lanterna con il riccetto. Sinceramente il tessuto della camicetta me l'aspettavo un po' meglio, ma non è granché come tessuto e faceva completo con questi pantaloni semplicissimi, dritti, neri, con la particolarità di questi bottoni dorati. Dovrebbero essere, da come vedo il taglio, a vita molto alta e dalla foto sembrava un completo abbastanza carino. Vedremo indosso come va. Poi credo sia tutto finito, sì. Quindi, ultimi due pezzi di cui mi sono follemente innamorata, volevo lasciarli perché ero un po' titubante, però ero troppo innamorata. Sono due vestiti sempre ed è uno di questo blu, opla, perdo pezzi, blu con questi fiori ocra. La fantasia mi piace tantissimo, questa contrapposizione di colori mi piace veramente tanto. È semplicissimo con le maniche sempre un po' larghette, avrei capito che mi piacciono le maniche a lanterna. E poi ha un leggerissimo scollo con il laccetto, se lo trovo il laccetto, c'è il laccetto, sì, ecco qua. Con il laccetto, la gonnellina un po' così svasata, larga. Ma la cosa che mi piaceva tantissimo era la fantasia e il contrasto di questo blu con questo giallo ocra. E poi sono delle tipologie di abiti che ho comprato proprio per usare in questo periodo qui che ci avviciniamo verso il caldo, quindi con questa oppure con il cardigan, un gilet, comunque sono molto versatili e utilizzabili in questo periodo. E poi ultimissimo vestito che sinceramente io l'ho preso, ma so che molto probabilmente resterà chiuso nell'armadio, ma non potevo veramente rinunciarci perché me ne sono innamorata follemente, era troppo bello. È questo vestitino qui, anche questo vedo che è un po' trasparente. Questo, le manichine sono un po' più dritte, nero con questi dettagli disegnati oro, ma la cosa particolare che forse qui non si nota molto è la cinta fatta così con questo tessuto piegato a fascia e poi qui è tutto aperto, scollato. Ok, io
Io l'ho preso perché, essendo piatta come una tavola, non ho molti problemi di fuoriuscite di seno e quant'altro, quindi dovrebbe andare bello piatto dritto, dovrebbe non aprirsi troppo. Però già so che mi vergognerò e non lo metterò mai. Ma mi piaceva talmente tanto che non sono riuscita a rinunciarci, poi non l'ho pagato proprio tantissimo, quindi non sono riuscita a rinunciarci. Ultimi due pezzi di cui ti metterò solamente le foto perché li ho messi a lavare già perché non vedo l'ora di sistemarli. Sono dei tappeti. Ho preso due tappeti identici da sistemare nella cucina più un tappetino piccino da sistemare davanti alla doccia quando esci dalla doccia con i piedi bagnati. Quindi di quelli, siccome li ho già messi a lavare e non posso mostrarteli, ti metterò le foto alla fine del video. Io spero di essere stata abbastanza veloce, di non essermi dilungata troppo in questo video. Spero veramente che questo video ti sia piaciuto. Se è così, lasciami un like e spero che le mie chiacchiere ti abbiano fatto compagnia e ci vediamo al prossimo video. Ciao!